dice di Miss Fusione e Ro e Laura Bauleo, la numero 13. Laura, si aggiudica il titolo di Mister Fusione Coro Gradilone Gerardo. Lo scorso anno in vostra compagnia e sto parlando del grandissimo Temo Mura. Buonasera, fate un applauso forte. Volevo ciao Temo, volevo salutare prima fila qua, non c'è un cazzo di nessuno stasera, ma che? Ma dove siete? Ma dove sono? In casa, li hanno arrestati. Come stai? Io e la signora ci conosciamo perché era seduta qui l'anno scorso, ha dormito fino a stamattina alle 11. Come sta? Saluto tutti, tutto saluto bene. Tutti, saluto anche la bimba che appena sono arrivato se n'è andato, perché forse tu hai detto quel nome no, prima. Perché i bambini... I bambini sono meravigliosi, sono sale della vita, quando l'acqua bolle li butti dentro. Bravo. Chiamiamo le prime due eccellenze. Le prime due eccellenze, le tu, io posso solo aiutarti, andartene a prendere. Ok, a premiare sarà la dottoressa Narita Ciccolini, presidente del comitato Un Coro di Simatassa e membro del direttivo dell'osservatorio permanente. Va bene. Saranno premiati, quindi li vogliamo qui sul palco, prima li accogliamo. La dottoressa, direi. Sì, no? La dottoressa Narita. Buonasera. Buonasera. Vado a salutarla. Cercando di non farle cascare la tacca. Come sta? Bene? Un applauso alla dottoressa. Che facciamo qua? No, in mezzo a due donne, la prego. E poi vogliamo qui sul palco Antonio Cavalbo e Alfonso Aversente. Areassente? Aversente. Pensavo Areassente, ma non c'è. Buonasera. 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 Buonasera a tutti. Buonasera, ciao, buonasera. Buonasera. Ricordo. Sarà anche che sono uguali alla foto segnaletica. Come sta? Buonasera. Salve. Eccellenze, si parla di eccellenze, fai le cose serie, va? Esattamente. Sì. Per ciò che concerne il settore turismo, al signor Antonio Cavalbo, titolare del Casino Caruso, imprenditore. Per le idee. Ho capito, scusi un attimo, perché è un bel posto. Titolare del Casino? Ma perché li avete riaperti? E quando è successo? Perché mi è sfuggita, stanco? Io ho rimasto alla legge mer. Ho parlato con il Papa. Scherzo, ovviamente, vai. Per le idee, la caparbietà nell'aver investito nel settore turismo e dello sviluppo delle alternative riservate al divertimento dei giovani, dando vita a strutture di successo come il White Casino Caruso, tra le più importanti strutture di intrattenimento della Calabria, e in particolar modo dello Ionio. Ricordiamo il progetto Sicurezza Giovani, i quali vengono invitati a non guidare dopo aver assunto alcolici. Bravo. Più volte ripetuto ai microfoni durante le serate di discoteca, dando disponibilità di usufruire del servizio navetta. Per l'importante realtà lavorativa ed occupazionale nel territorio di Corigliano Rossano, attraverso la produzione di diverse varietà di agrumi, come principale produzione, vedi? Ma con una visione pionieristica rappresentata dalla produzione di melograni di varietà israeliana. Grazie. Va bene, diamo la premio. Grazie ancora al signor Gallo. Grazie e complimenti. Complimenti, signor Gallo, grazie della spiegazione tecnica. Anna consegna la targa. Diamo anche la motivazione, ovviamente. Talentuosa artista. Don't leave me here forever. Don't let me be alone. Just you and me together. Don't let me lose. Al
lei. Complimenti e ad maiora. Grazie. Complimenti ancora, complimenti ancora. Bene, bene, è un piacere. La serata è stata condotta magistralmente da Deborah Ferraina, che insieme a Demo Mura ha reso armonioso, gradevole e coinvolgente. Emozionata? Che dire, sì, perché il primo premio sulle eccellenze Città di Corigliano Rossano, però oramai è storica la mia presenza sul palco, per cui da questo punto di vista l'emozione no, però emozione per questo primo grandissimo evento. Tra il primo e il secondo, tra Miss Fusione e quella di stasera? Diciamo che sono due cose diverse, perché da lì abbiamo dato inizio al processo sulla fusione, dando uno stimolo maggiore, cercando di coinvolgere maggiormente il territorio. È nata una Miss, se possiamo dire così, che rimarrà unica nella storia, perché non c'erano altri titoli come Miss Fusione, per cui trasformare l'evento di Miss a un evento sulle eccellenze lo vedo come un grande salto di qualità. E già si pensa al futuro, al prossimo anno? Sicuramente si lavorerà già da domani, perché è l'unico modo per poter creare uno spettacolo a 360 gradi.